Qui, prego. Hi, you're gorgeous. Can I say that in English, please? No. Ok. Va bene. Volevo sapere, siccome CSI è sempre stata una serie in cui l'amore, le relazioni tra colleghi sono sempre state nascoste, vedi, Sarah e Grissom, e invece nelle ultime serie abbiamo avuto Sarah e Grissom che hanno rivelato di essere insieme già da molto tempo, i fan ovviamente non lo sapevano, e adesso nell'ultima il personaggio di Catherine Willows ha iniziato da poco questa relazione con l'agente Vartan. Quindi mi chiedevo se è cambiato qualcosa nelle idee degli sceneggiatori, cioè se si sta muovendo un po' verso un'altra direzione e sta permettendo agli agenti di CSI di avere anche altri tipi di rapporti, oltre a quelli che tra colleghi, perché poi alla fine è una famiglia, quella di CSI lo sappiamo, però volevo sapere se è cambiato qualcosa nella sceneggiatura. Well, I think that CSI will always first and foremost be a mystery show and, a crime procedural show. But, yes, since we're now going into our 11th season, the characters' backstories and personal lives are being explored a lot more. And, as you mentioned, Agent Vartan, Detective Vartan, has become like my new boyfriend. And it's something I've actually wanted a relationship on the show for quite a while, and I've been kind of begging the producers for one. Not so much that I wanted to have some sort of love scene one after another. I just wanted to, show some other sides of Catherine's character, like her vulnerability and her, her passion, her softer side. And so finally, 10 seasons in, I got myself a boyfriend. So, and they're going to continue to do that this next coming season, and I really enjoy the actor that plays Detective Vartan quite a bit too. He's a really decent guy, a good actor. So do we. Oh, thank you. Yeah, I'll let him know. Sì, allora, CSI rimarrà sempre e soprattutto una storia di crimine, un crime procedural, una serie così con il mistero. Però certamente adesso finalmente nell'undicesima stagione e le storie personali, private dei personaggi cominciano a essere esplorate un pochino più a fondo e quindi in effetti adesso l'agente Vartan è il mio fidanzato. Era da molto tempo che io supplicavo i produttori perché volevo, appunto, non è che volevo una serie di storie una dopo l'altra, però volevo poter mostrare del mio personaggio l'altro lato, la sua vulnerabilità, il suo lato più tenero, e finalmente ecco che dopo 10 stagioni ho avuto finalmente un fidanzato, e lui continuerà, tra l'altro è un bravissimo attore, quindi sono molto felice di averlo vicino a me. Abbiamo tempo ancora per due domande, una lì e poi una lì in fondo al signore, prego. Buonasera, allora, mettendo da parte la variabile ascolti in America, noi adesso stiamo per vedere il season finale della 10ª stagione. Io trovo che questa stagione sia stata forse una delle migliori di CSI e volevo sapere quale segreto c'era da parte degli attori ma anche da parte degli showrunners, come si era riuscito a superare questa impasse dovuta alla mancanza di William Petersen. Cioè, qual è il segreto di questa 10ª stagione che è riuscito ad aggiungere anche personaggi nuovi come per esempio l'agente della CIA che tormenta Fishburne, Lawrence Fishburne? Grazie. Well, first off, that's a good question. yes, well, William Petersen, who played Gil Grissom really brilliantly, he was beloved by people all over the world, and it was sad to see him go, and there was a bit of a transitional period that the show had, and I think that the writers, when they hired Lawrence Fishburne, who was an absolute score that we were able to get him, because he's a terrific actor and a wonderful person, and he really just gave it his all and came on board very enthusiastically. And I think that this season they really defined who his character was, and I think that there was a great marriage that finally took place between Ray Langston and Lawrence Fishburne, and the writers finally started listening to what Lawrence wanted to do, and it became a much more kind of solid character. And in turn, then, all the relationships with all the other characters became a lot more defined. And this particular season, there was another serial killer that
appeared throughout the episodes, and then it ends with tonight's episode that you're going to see. And I think that keeps the audience intrigued, and I think they came up with some interesting ways in which to present a serial killer who was, you know, into replacing organs of people. Just a very odd, you know, choice. It wasn't, you know, anything that was like brutally gruesome. It was just really kind of more diabolical, and I think that kept the audience's interest, and it kept the characters intrigued and all working as a, you know, esprit de corps. È una buona domanda. Allora, certamente Peterson era un attore brillante e amatissimo, e quindi è stato tristissimo vederlo andare via, e lo show quindi ha attraversato poi una fase di transizione. E però gli sceneggiatori poi hanno preso Fishburne, che è un attore straordinario anche come persona e che è venuto a bordo con un grande entusiasmo. Questa stagione il suo personaggio è stato finalmente più definito, hanno cominciato ad ascoltare anche il suo parere e quindi il suo personaggio è diventato più solido e di conseguenza tutti i rapporti con tutti gli altri personaggi sono diventati più definiti. E in questa stagione e nell'episodio che adesso vedrete questa sera c'è l'ingresso di un serial killer e credo che questo sia stato utilizzato molto bene, una cosa che ha tenuto molto acceso l'interesse perché non era un serial killer molto sanguinario, violento, ma era una cosa molto più sottile, molto più intrigante e questo ha dato proprio anche a tutti noi personaggi l'entusiasmo e la freschezza della recitazione. Abbiamo tempo per un'ultima domanda, prego. In parte già risposto, perché ho notato che con l'uscita di Garrison gli episodi sono diventati molto molto lenti, cioè si è persa quella velocità narrativa e molte volte si va incontro a far distrarre il telespettatore. Volevo sapere se lei era dello stesso avviso. Grazie. Do I agree that the episodes seemed slower? Sono d'accordo che gli episodi erano più lenti? You know, it's that's the first time anybody's asked me that question, and I guess because I've done 220 plus episodes, and each season has been sort of unique unto itself, as are each episode. So I never really gave it a whole lot of thought, actually, if it seemed like they had slowed down and became more meditative. But, you know, now that I think about it, I mean, probably because this season introduced the serial killer, we did have to slow our process down as we were analyzing the evidence and trying to figure out, get inside that particular killer's brain. È la prima volta che qualcuno mi fa questa domanda. In effetti, avendo io fatto più di 220 episodi e appunto in ogni stagione gli episodi erano sempre più importanti, non ho mai riflettuto su questo, cioè non ho mai fatto caso se veramente erano diventati più lenti e più riflessivi. Certo, ora che ci penso, può essere che in questa stagione, visto l'ingresso appunto del serial killer, abbiamo un po' rallentato perché le indagini dovevano essere un pochino più lente, più precise, soprattutto per riuscire a entrare nel cervello di questo serial killer. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto, ma vi prego di ringraziare Marco Zuckerberg per la sua presenza a Roma. Buona visione, grazie. Ringraziamo anche Fox per averci concesso questo programma anche prima. Grazie ancora. Grazie. That was you? Yeah. Oh, how sweet. Thank you. I appreciated that. Thank you. Grazie, la proiezione può partire. Enjoy. Thank you. Bye.